invece di lavorare in vitro, le cose si possono anche fare in vivo, è quello che cerchiamo di fare noi. Cerchiamo di far lavorare per noi la natura. E vi descriverò adesso tre esperimenti diversi che illustrano questo metodo di cui vi sto parlando. Innanzitutto la rigenerazione endogena. Ci sono animali che hanno la capacità incredibile di rigenerare i propri tessuti. Purtroppo noi non l'abbiamo. Non possiamo rigenerare né tessuti né organi, ma in natura ci sono molti animali che lo fanno. Il più grande rigeneratore che esista è questo, è l'axolotl, una salamandra messicana, che è un animale veramente straordinario. Qualunque parte del corpo si amputi, si tagli, si rigenera. Questo è un arto di un axolotl che viene tagliato e ricresce. Nel giro di 3-4 settimane si riforma l'arto identico a quello che è stato amputato, stesso numero di dita, stesse caratteristiche, veramente un arto identico a quello perduto. E lo si può fare anche più di una volta, glielo si può tagliare 2 volte, 5 volte, 10 volte, ricresce sempre. E non soltanto gli arti, ma qualunque organo, anche il cuore, l'occhio, il pancreas, qualunque organo si rimuova, si tagli da questo animale, poi si riforma. Il problema è che nei mammiferi questa capacità non c'è, nessun mammifero. Allora abbiamo pensato di studiare a livello molecolare i geni che determinano la capacità per questo animale di rigenerare i propri organi. Abbiamo studiato questo per vedere se in tal modo potevamo capire anche come mai noi mammiferi non abbiamo questa capacità di rigenerazione. Una volta capito perché non l'abbiamo, forse si potrà fare qualcosa per indurre la rigenerazione anche nei mammiferi. Sono stati fatti quindi alcuni anni di lavoro sull'axolotl messicano e si è scoperto che ci sono dei fattori che si chiamano microRNA, che sono quindi pezzettini piccolissimi di acido nucleico che sono presenti nelle cellule dell'axolotl, e questi microRNA determinano la capacità di rigenerarsi dell'animale, e questo determina appunto la possibilità per l'animale di rigenerarsi addirittura il cuore. Abbiamo pensato se questo fattore non potevamo trapiantarlo in un mammifero, in un topo per esempio. Il topo è un mammifero come noi, non ha la capacità di rigenerazione. Quando a noi viene un infarto, la parte del cuore infartuata non batte più. Non funziona più, diventa una massa fibrotica, non batte, non funziona più, e quindi l'intero cuore non può più funzionare normalmente. Abbiamo preso un topo, abbiamo indotto un infarto al miocardio del topo, e tutta questa zona che vedete in bianco è diventata fibrotica. In questa zona non si sviluppano nuovi cardiomiociti. Tutta questa parte del cuore del topo rimane infartuata e questo compromette la sopravvivenza del topo stesso. Se noi prendiamo il fattore che è così importante per la rigenerazione del cuore dell'axolotl e lo iniettiamo nel topo nello stesso momento in cui provochiamo l'infarto, la zona infartuata è molto più piccola. Lo vedete qui, c'è questo grosso aumento di nuovi cardiomiociti, questa zona in cui avviene una rigenerazione che fa sì che l'infarto sia più piccolo e il cuore dell'animale trattato funzioni meglio di quello di controllo. Questi studi sono stati fatti quindi in specie animali che hanno la rigenerazione come l'axolotl, e questo per cercare molecole che permettano di indurre la rigenerazione anche nei mammiferi. Sicuramente avrete letto o studiato a scuola quello che vi ho appena detto, che i mammiferi non si rigenerano, ma questo non è proprio vero.
perché alcune forme di rigenerazione ci sono, e la prova è questa. Questo è un rene, si taglia un pezzo di rene, si aspetta una settimana circa e non si è più in grado di vedere qual è il rene che è stato tagliato e quello che invece è di controllo, perché il rene nel topo ha la possibilità di rigenerarsi. Il rene adulto non si rigenera, ma il rene neonatale nei primi giorni dopo la nascita mantiene questa capacità di rigenerazione. Quindi la rigenerazione non caratterizza soltanto queste specie animali che vedete sullo schermo, ma può avvenire anche nei mammiferi nei primissimi giorni di vita. Quindi la rigenerazione è codificata nel nostro DNA. Il fatto è che è una capacità che perdiamo invecchiando. Nel DNA questa possibilità c'è nei primissimi giorni di vita. Nei primissimi giorni dopo la nascita esiste la possibilità della rigenerazione dei tessuti del rene, ma anche del cuore. Come avviene questa rigenerazione endogena? Abbiamo cellule adulte che, quando hanno bisogno di rigenerarsi, vanno all'indietro, si ritrasformano in uno stadio detto progenitore. Quindi non tornano a essere cellule embrionali pluripotenti, quelle che si hanno nei primissimi giorni dopo il concepimento, prima della differenziazione. Le cellule tornano a uno stadio intermedio, che è lo stadio della cellula progenitrice. Parliamo quindi dell'importanza dei progenitori. Le cellule progenitrici non sono cellule staminali pluripotenti, ma sono cellule che danno luogo alla formazione di un tipo di tessuto, di un tipo di organo e non altri, quindi rene, cuore, eccetera. Si presentano, si manifestano nello sviluppo in una fase leggermente successiva a quella delle staminali embrionali, e gli animali che hanno la possibilità della rigenerazione endogena fanno proprio così, non tornano allo stadio staminale ma allo stadio della cellula progenitrice. Abbiamo cercato quindi di lavorare sulle cellule staminali embrionali per indurre la differenziazione, ma poi abbiamo scoperto che la natura invece ricorre alle cellule progenitrici, non alle staminali, ed è di queste che vi parlerò adesso, le cellule progenitrici. Tutte le cellule che abbiamo prodotto in laboratorio, in vitro, non hanno mai curato o guarito nessuno. Invece le cellule progenitrici sì, le progenitrici del midollo spinale, del sangue e del cordone ombelicale, sono cellule che hanno delle progenitrici che possono generare tutte le componenti del sangue. Sono più di 30 anni che il trapianto di queste cellule progenitrici si fa a livello clinico negli ospedali e permette di salvare molte vite. Le cellule progenitrici quindi hanno la possibilità di curare le malattie, funzionano, e le cellule progenitrici sono le stesse che usano per la rigenerazione quelle specie animali che sono dotate della rigenerazione endogena. Quindi le cellule progenitrici sono probabilmente uno strumento ancora migliore delle staminali embrionali. L'ideale sarebbe riuscire a generare in laboratorio cellule progenitrici per ciascun tipo di organo, perché sappiamo che funzionano le cellule progenitrici del sangue. Il problema è che ci vuole un donatore, abbiamo bisogno di una persona che sia disposta a donare le cellule del midollo oppure del cordone ombelicale, che possano essere trapiantate a un'altra persona, a un malato. Quello che noi stiamo cercando di fare è produrre cellule progenitrici in vitro, in laboratorio. Se prendiamo le cellule progenitrici del mio midollo osseo e le mettiamo in un piatto di Petri, non sopravvivono in quell'ambiente. Stiamo cercando noi adesso dei modi per farle sopravvivere in vitro.
e parlerò in particolare del rene. Il rene, come gli altri organi, comincia con delle cellule staminali embrionali, poi a metà dell'embriogenesi si manifestano le cellule progenitrici. Ce ne sono due, le MM e le UB. Da questi due tipi di cellule vengono tutti i tipi di cellule che formano un rene adulto, che sono più di 30 tipi. 30 tipi che derivano tutti da due, MM e UB. Quindi si prende un embrione in questa fase dello sviluppo, che nell'essere umano è intorno all'ottava settimana di gestazione, e si prendono queste cellule progenitrici che sono cellule, non hanno ancora l'aspetto del rene, ma si prelevano e si cerca di creare nel piatto, nella capsula di Petri, l'ambiente che permetta loro di continuare a crescere. Noi abbiamo un protocollo per cui queste cellule in vitro riescono non soltanto a sopravvivere ma anche a dividersi, e quindi le colonie si moltiplicano, crescono. Abbiamo cominciato questi esperimenti circa 2 anni fa e adesso abbiamo milioni di cellule progenitrici di rene umano nel nostro laboratorio e non abbiamo quindi più bisogno di donatori. Le abbiamo in laboratorio. Funzionano queste cellule? La domanda è questa. Per capire se funzionano, abbiamo preso queste cellule progenitrici umane e le abbiamo impiantate nel rene di un topo neonatale. Questo è il rene e quelle che vedete evidenziate in rosso sono le cellule progenitrici che abbiamo inoculato. Vedete che sono integrate nel rene del topo ed è qui che abbiamo avuto una grossa sorpresa. Noi, come vi ho detto, cercavamo di produrre queste cellule embrionali staminali e cercavamo di ridurre la differenziazione in nefroni, cioè in cellule di rene adulto. Poi quando abbiamo preso le cellule progenitrici renali e le abbiamo collocate nell'ambiente adatto, cioè nel rene di un topo neonatale, abbiamo ottenuto un nefrone funzionante, perfetto, dalle cellule progenitrici. Quindi è possibile ricavare cellule che sono identiche a quelle prodotte dall'embrione. Come facciamo a dirlo? Quando mettiamo queste cellule nella cavità addominale di un topo, queste cellule formano queste strutture che chiamiamo pseudoreni, che sono in grado di filtrare, e una delle funzioni principali del rene è la filtrazione. Questi puntini verdi che vedete sono marker della filtrazione. Se si analizza il liquido che esce da queste strutture, si vede che è molto simile al liquido prodotto dal rene, e cioè all'urina. I componenti, i metaboliti contenuti in questo liquido sono gli stessi dell'urina. Il messaggio quindi è che le cellule progenitrici prelevate dall'embrione, quindi non educate da noi, cellule che già sanno cosa dovranno fare da grandi, che già sanno che dovranno diventare cellule renali, noi le mettiamo nella capsula di Petri, gli diamo dei fattori per mantenerle in vita, e ne abbiamo molti, poi le reimpiantiamo nell'animale e a quel punto le cellule formano queste strutture funzionali che vi ho mostrato. Quindi il risultato è già un po' migliore. Non stiamo più producendo cellule da zero, da cellule staminali embrionali. Prendiamo delle cellule dagli embrioni, le coltiviamo e da queste potremo forse ricavare materiale per trapianti futuri. Questo però significa che dobbiamo sapere quali sono i fattori che vanno messi nella capsula di Petri per mantenere i vari tipi di cellule progenitrici, quelle del
quelle del cuore, del rene, del pancreas, eccetera. E questo sarà l'oggetto dei nostri studi nei prossimi anni. Vi vorrei parlare però anche di un altro approccio che forse è ancora più facile, che noi speriamo si riveli appunto più facile e più funzionale, la cosiddetta complementazione endogena. And for that I'm going to pause a moment. Ora faccio una pausa per dirvi qualcosa delle chimere, della letteratura greca, e dove le cellule di diversi animali vengono mescolate e danno origine ad un animale che ha l'aspetto dei due animali di cui ha preso le cellule. È una chimera, non è reale, ma fino al 1980 questa era semplicemente una descrizione della mitologia greca, però poi uno scienziato è stato il primo a mescolare le cellule di queste due specie diverse di topi, che sono separate in evoluzione da 6-7 milioni d'anni, e così ha ottenuto la prima chimera veramente nata. Alcuni anni dopo l'insieme di questi due animali ha generato un'altra chimera, alcuni anni dopo un altro animale ancora e un'altra chimera. Le chimere ora non sono più chimere, sono reali, perché è possibile mettere insieme delle cellule provenienti da animali diversi. Ora, detto questo, questi sono blastociti di un topo, con lo stesso embrione che vi ho fatto vedere prima. Questo è il topo all'inizio dell'embriogenesi. Se lasciamo crescere i blastociti genereranno un topo normale, ma geneticamente possiamo trovare il modo per eliminare alcuni geni. Se eliminiamo per esempio questo, il PDX1, dal topo, diamo origine a un topo senza pancreas, perché questi sono geni importanti nella produzione del pancreas. Li eliminiamo da subito, dall'inizio, e il topo sarà un topo normale ma senza pancreas. Poi, se allo stesso momento in cui eliminiamo questi geni, inseriamo delle cellule di ratto che hanno una copia normale di questi geni, e la questione è se queste cellule di ratto aiuteranno il topo a produrre il pancreas, perché il topo è senza pancreas. Avremo quindi un topo. La domanda è se le cellule del ratto possono supplire all'assenza di pancreas nel topo. Beh, se non fosse stato un successo non ve lo racconterei, quindi l'esperimento ha funzionato. Potete vedere qui che se si elimina il gene non c'è pancreas. Nel momento che poi che si inseriscono le cellule del ratto, che sono segnate in rosso qui, nasce un topo col pancreas. Il pancreas è composto da cellule di ratto. È una chimera in cui le cellule del ratto sono state inoculate nel topo e sono state in grado di generare un pancreas di ratto. Un pancreas che, quando viene estratto dal topo e viene trapiantato in un ratto, è in grado per esempio di curare il diabete del ratto. Non sappiamo come il topo sia riuscito a far questo, e forse non c'è bisogno che lo sappiamo. La cosa importante è che la natura sappia come fare. La natura sa come educare queste cellule di ratto a diventare pancreas. E possiamo fare la stessa cosa con qualunque altro organo. Vi faccio vedere un paio di esempi. Per esempio il cuore. Se eliminiamo i geni che producono il cuore nel topo, si svilupperà, però dopo un certo punto, un punto dello sviluppo, si fermerà e il topo morirà perché non hanno cuore. Se noi introduciamo delle cellule di ratto, si vediamo che l'embrione continua a crescere, non si ferma in questa fase, e il cuore è composto di cellule di ratto. Le cellule di ratto quindi sono come allenate, educate a produrre un cuore nel topo.
Qui vediamo un topo senza occhi, introduciamo delle cellule di ratto e vedete c'è un topo con un occhio che è un occhio di un ratto e così via. E questa è la prima volta che faccio vedere questo esperimento in pubblico. Questa è la chimera più vecchia che abbiamo al mondo. Vedete, durante l'embriogenesi, prima che l'animale nasca, questo è un topo, le zone rosse indicano le cellule del ratto. Ci sono molti organi di questo topo che provengono dal ratto. E qui vediamo l'animale a 12 mesi e a 24 mesi. Non sappiamo veramente se sia un topo o un ratto. La chimera è così grande che non si può più distinguere quale sia l'animale. Ma questo animale è vivo e è sano e si comporta normalmente. Un altro esperimento dimostra l'importanza di questo approccio. I ratti non hanno cistifeglia. L'organo che produce la bile per la funzione digerente o digestiva. Però i topi invece sì, hanno la cistifeglia. E allora abbiamo inserito delle cellule di ratto in un topo in cui avevamo tolto la cistifeglia e vedete che la cistifeglia si sviluppa nel topo, è composta da cellule di ratto. Le cellule di ratto non sanno però come produrre una cistifeglia, ma una volta inoculate nell'ambiente giusto sono come educate producono la cistifeglia. Questo mostra la capacità di queste cellule di essere plastiche e possono diventare qualunque organo, sempre che vengano educate nel modo giusto. Sarete d'accordo con me che tutto questo è molto interessante che gli scienziati lavorino in un laboratorio, cerchino di capire come funzionano i diversi organi, i geni e così via, però la questione qui è se delle cellule umane possano crescere all'interno, dentro gli animali. Esattamente come il pancreas di un ratto può essere sviluppato in un topo, forse un pancreas umano potrebbe svilupparsi dentro un animale. E questo è un esperimento che abbiamo iniziato recentemente. Questa era una prima cellula. All'inizio dello sviluppo, vedete, si divide in due cellule, quattro cellule e così via. E in questi primi giorni esistono diverse cellule pluripotenti. Le prime sono totipotenti, possono dare origine all'embrione e alle strutture extraembrionali. Alcuni giorni dopo, invece, sono più limitati, sono ancora pluripotenti, però cominciano poi, andando avanti, a perdere la loro pluripotenza. Negli ultimi anni abbiamo cercato di isolare queste prime cellule pluripotenti perché loro possono generare tutti gli organi e li abbiamo introdotti in un topo. Sono cellule umane introdotte in un topo. Questo è l'embrione del topo, la testa, la coda e come potete vedere queste poche cellule evidenziate in verde sono cellule umane che stanno crescendo dentro il topo. E questa è la prima prova di principio che una cellula umana possa crescere all'interno di un topo. Beh, può essere educata non solo a crescere ma a diventare una cellula specifica. Questi sono marcatori che colorano gli strati principali dell'organismo, l'ectoderma, il mesoderma e l'endoderma. E per esempio il primo strato dà origine al cervello, l'endoderma dà origine al fegato, no, il mesoderma dà origine al cuore. E le cellule umane all'interno del topo non possono solamente crescere, ma si possono differenziare anche in diversi organi. E questo succedeva un anno fa, ora stiamo migliorando e possiamo vedere che ci sono molte cellule all'interno del topo
e il kinerismo quindi è aumentato. Allora, la prima domanda è: le cellule umane possono crescere in un animale diverso? La risposta è sì, e si possono anche differenziare. E quanto alla far crescere un organo umano in un animale piccolo non sarebbe pratico, perché i nostri organi sono molto più grandi rispetto a un animale piccolo. Allora abbiamo pensato che sarebbe stato meglio utilizzare degli animali più grandi, che hanno una dimensione d'organo simile a quella degli esseri umani. E vediamo un maiale, una mucca, e potreste pensare questi animali sono molto diversi. Non è esattamente così. Sono diversi quando crescono, ma a livello embrionale sono praticamente identici. Non è possibile differenziare un animale dall'altro. Anche gli esseri umani sono molto simili a livello embrionale, e se si esaminano col microscopio si vede che gli animali sono molto simili agli esseri umani nella embriogenesi, all'inizio dell'embriogenesi. Questo è un embrione di un animale, di un maiale a sinistra, e uno umano, e come vedete a questo stadio sono praticamente identici. E non c'è neanche bisogno di guardare questa cosa sotto il microscopio, perché nella nostra società stiamo un po' diventando dei maiali. Abbiamo inserito delle cellule umane generate in laboratorio, inserite in un maiale. Questa è una madre, la madre produce un ovocita che viene fecondato, e questo ovocita da questa ovocita viene rimosso il gene per l'organo, per il tipo di cellula specifica, e poi abbiamo inserito i geni umani esattamente come abbiamo fatto con i rati e il topo. Questo è un esperimento che è iniziato alcuni mesi fa, e i risultati che abbiamo fino adesso sono i seguenti. Questo è un blastocita, vedete quattro cellule umane che sono state iniettate nel blastocita del maiale. Queste cellule stanno crescendo, i blastociti si sviluppano, e a metà della gestazione si comincia a vedere la testa, la coda, il cuore, e se esaminiamo le cellule umane vediamo che sono diventate moltissime, che stanno crescendo nel maiale. E le cellule verdi in quest'area sono proprio cellule umane che stanno crescendo. Altri esempi della crescita di cellule umane in diverse parti, in diversi organi del maiale. Non solo crescono, ma si differenziano. Possono diventare ectoderma, mesoderma o endoderma, esattamente come nel ratto e nel topo. Questi sono gli esperimenti, ma a causa di questioni etiche abbiamo dovuto sospendere questo esperimento dopo 28 giorni dall'inizio dello sviluppo dell'embrione, ma in principio possiamo dire che funziona, perché la natura lavora per noi e genera delle cellule umane, dei tessuti nel maiale, che potrebbero essere poi utilizzate per i trapianti d'organo. Forse questo adesso è ancora un po' troppo. Guardate il numero di esperimenti che abbiamo fatto fino adesso, 1224 esperimenti, e siamo bravi negli esperimenti fra rato e topi. Abbiamo lavorato in laboratorio per anni e possiamo gestire bene questo esperimento, sappiamo come funziona. Però per fare lo stesso esperimento in un maiale è qualcosa che non pensavamo fosse così difficile, perché l'animale pesa 300-400 kg, e quindi già solo mettere l'animale sul tavolo operatorio, beh, ci vogliono 6-7 persone per farlo, per cominciare l'esperimento. E trovare l'ospite e il donatore insieme è difficile, perché bisogna andare in una fattoria, chiedere all'allevatore, spiegare di farsi dare un maiale. L'allevatore dirà che non ci pensa nemmeno, che gli animali lui li produce perché producano carne.
Excuse me. So this is not trivial, this 1000. E non è una questione banale, abbiamo fatto 1224 esperimenti. Out of all these experiments, di tutti questi esperimenti, solo 3 maiali hanno ricevuto cellule umane, vi ho fatto vedere le immagini, pertanto è una procedura che non è efficiente. È un po' una situazione simile a questa. Immaginate di essere in autostrada e queste auto rappresentano tutte le cellule del maiale, si dirigono verso una destinazione particolare a produrre il fegato, il cuore, seguendo determinate regole. E qui abbiamo un'altra macchina, una cellula umana che sta immettendosi nell'autostrada e non sa dove andare, non conosce le regole dell'autostrada, non sa quanto velocemente deve procedere e pertanto gli incidenti sarebbero normali, perché è molto difficile avere una cellula umana che si integra in modo appropriato in questa autostrada di cellule animali e produrre un organo umano. Non sa dove entrare, a che velocità, in che posto, a che regole. Le regole dell'autostrada, magari dei maiali, sono 3 mesi, mentre invece le regole degli esseri umani sono 9 mesi. La velocità è diversa. Se si mettono insieme le 2 velocità è difficile avere un risultato efficiente. E molte delle regole però rappresentano ancora un problema biologico, perché dobbiamo capire la eterocronia, ossia la differenza di tempo, in modo da accelerare lo sviluppo umano. Stiamo mescolando cellule provenienti da specie diverse, che sono distanti di 6 milioni d'anni da un punto di vista evolutivo. Fra il ratto e il topo ci sono molti più anni fra l'essere umano e il maiale, e c'è il problema anche della competizione fra le cellule provenienti da specie diverse. Queste cellule non parlano la stessa lingua, possiamo dire, e si tratta di problemi di base che dobbiamo ancora risolvere in laboratorio. E pertanto speriamo che un organo potrà crescere all'interno del maiale, lo speriamo, è difficile, però abbiamo questa speranza. Vi ho dimostrato come un organo di ratto possa crescere all'interno di un topo, ma noi sappiamo molto di più di ratti e topi che non di esseri umani e maiali, però siamo abbastanza sicuri che potremo migliorare in futuro tanto da poter produrre un organo umano. Bene. Dopo tutta questa spiegazione sulla rigenerazione endogena, i progenitori endogeni, tutti questi esperimenti chimerici sono stati fatti per introdurre l'argomento principale della mia presentazione, ossia l'invecchiamento. La società sta invecchiando e ci sono sempre più centenari. E se guardiamo la nostra società, la popolazione mondiale degli anni 50 era in questa situazione. Vediamo ora invece nel 2010 le previsioni per il 2050. Vedete che il numero di persone che raggiungeranno i 100 anni e oltre sta aumentando. Vivremo in una società più vecchia, l'invecchiamento è un problema. E qual è il problema? Beh, il fattore di rischio principale per qualunque malattia è proprio l'invecchiamento. Noi ci ammaliamo quando invecchiamo. E qualunque, ognuna di queste patologie, a parte gli incidenti, a parte le patologie ereditarie, quando siamo giovani non ci ammaliamo. Quando invecchiamo, invece, le nostre cellule, i nostri organi smettono di funzionare bene e quindi ci ammaliamo, a parte le patologie ereditarie. Il fattore di rischio principale delle malattie è proprio l'invecchiamento. Ho dedicato circa 40 minuti per raccontarvi come possiamo generare delle cellule in laboratorio, e l'invecchiamento è
il fenomeno inverso. Invece della generazione, quello che succede con l'invecchiamento, si ha la degenerazione delle cellule. Le cellule smettono di funzionare. Cosa possiamo fare? E cosa stiamo facendo in laboratorio da scienziati per capire cosa sia l'invecchiamento? Possiamo studiare delle patologie, le malattie dell'invecchiamento che sono abbastanza ovvie. E quindi studiare la malattia di una persona normale richiederebbe troppo tempo. E nel momento in cui un numero sufficiente di campioni sarà raccolto, la persona sarà morta perché ci vuole troppo tempo, però ci sono mutazioni come questa che vediamo che causano un invecchiamento accelerato. Questi bambini muoiono all'età di 15-16 anni e muoiono di vecchiaia. Il problema principale è l'aterosclerosi. E non solo hanno tutti i sintomi interni dell'invecchiamento, ma potete vedere chiaramente dall'aspetto che sembrano vecchi. E il problema è che hanno una mutazione in una proteina che è importante per la struttura normale dello sviluppo del nucleo. All'interno della cellula, come sapete, ci sono dei nuclei che sono circondati da una membrana, c'è una proteina, la lamina A, che è mutata in questi bambini, che distorce l'involucro del nucleo e causa molte alterazioni all'interno dei nuclei che sono responsabili del processo di invecchiamento accelerato. Questa proteina mutata si chiama progerina, allora il wild type si chiama lamina A e la mutazione si chiama progeterina. La progerina viene prodotta in grande quantità nella pelle e questa è la ragione dell'invecchiamento accelerato. Ora si potrebbe dire l'accumulo di progerina è proprio per questi bambini in particolare, ma cosa succede nella popolazione in generale? Beh, anche noi produciamo la progerina. Se vedete, questo è l'involucro di un nucleo di un bambino di 11 anni e questo è l'involucro di un nucleo di una persona di 78 anni. Anche questo è alterato e distorto, esattamente come abbiamo visto nell'involucro del nucleo della mutazione precedente. E ogni anno la progerina aumenta del 3% nel nostro corpo. E si tratta di una proteina importante per il processo normale dell'invecchiamento. Ora, quello che abbiamo fatto è generare un modello sui topi per generare questa malattia. Abbiamo generato una mutazione nei topi, vedete, questo è il topo wild type non trattato, è il topo con la mutazione che è più piccolo e invecchia già. Allo stesso tempo, vediamo se riesco a spiegarvi bene. Vi ho detto all'inizio, vi ho parlato dell'esperimento di Yamanaka, questo scienziato che ha inserito 4 geni all'interno di un fibroblasto e ha generato un animale totalmente nuovo, iniziando da una cellula. Allora, noi abbiamo creato un topo con questi 4 geni e possiamo attivare questi 4 geni nel topo somministrando nell'acqua un composto specifico. E questi 4 fattori vengono attivati e riprogrammati. Allora, quello che abbiamo fatto è far crescere questo topo con questi 4 fattori inoculati e poi abbiamo cominciato a somministrare acqua al topo. E quello che abbiamo visto è qualcosa di veramente sorprendente. Qui vediamo la pelle di un topo normale, la pelle del topo con la progerina, il topo con la mutazione, vedete la sua pelle è già la pelle di un topo vecchio e questa è la pelle
che sembra qua che è stata come salvata, che è quasi uguale alla pelle del topo di controllo, e che è stato trattato inserendo nell'acqua questi quattro fattori. E allora la pelle di questo topo viene come salvata, ringiovanita, solo attivando questi quattro fattori, ma non solo la pelle, anche la milza. Vediamo la wild type nel topo mutante. Vedete che si invecchia, che è ridotta, e dopo la somministrazione di questi quattro fattori viene salvata. Lo stesso per la orta, questi puntini indicano che il benessere della orta nel topo wild type, il topo mutante, che ci sono, mostra meno puntini, e aggiungendo questi quattro fattori vedete che si può ristabilire l'aspetto della orta sana. So, if you make a second... Questo si può fare anche con i muscoli. Se si fa una sezione di un muscolo e si provoca una lesione, si vede che il topo wild type, il topo giovane, si rigenera, e questi puntini rappresentano i punti di rigenerazione. Se si pratica lo stesso tipo di lesione nel muscolo di un topo anziano, la rigenerazione è molto minore. In questo topo mutante, il progeroide, si ha poca rigenerazione come in un topo anziano, e poi somministrando i quattro fattori si vedono tanti puntini rossi come in un topo giovane. Quindi questi topi acquisiscono la capacità di rigenerazione, non solo, vivono più a lungo. So here is the mouse, the mutant mouse, the progeroid mouse. Abbiamo qui il topo mutante progeroide, dove vediamo i primi segni di invecchiamento, la pelle comincia a squamarsi, gli occhi non funzionano tanto bene, è un topo piccolo piccolo ed è vecchio, eppure ha soltanto 2 mesi di età. Gli si danno i quattro fattori, ecco cosa viene fuori. Attivando questi fattori che consentono alle cellule di riprogrammarsi, è possibile ringiovanire un animale. Entriamo ora nei particolari di come funziona tutto questo. Abbiamo la solita controversia, natura contro cultura, importanza dei geni e importanza dell'ambiente nell'invecchiamento, genetica o epigenetica. L'equilibrio tra il modo in cui l'ambiente influisce sulla genetica e quello che è il semplice effetto genetico. Quando siamo giovani, questi marker epigenetici hanno una struttura normale. Quando invecchiamo, tutte le nostre cellule presentano dei segni di anomalia, che sono queste acetilazioni, il pattern degli istoni, che sono molto diversi rispetto a quando si è giovani. I geni sono sempre gli stessi, il corredo genetico è lo stesso quando nasciamo e quando invecchiamo, però cambiano tutte le caratteristiche epigenetiche. E l'esperimento di Yamanaka è stato un esperimento epigenetico. Somministrando questi quattro fattori, aggiungendo questi quattro fattori, Yamanaka ha fatto sì che questi, per esempio, siti di metilazione tornassero a essere come nell'animale giovane. In questo esperimento che ho fatto io con i topi, non ho corretto la mutazione genetica del topo. La progerina continuava a essere prodotta dall'animale sperimentale, la genetica rimaneva la stessa. Io ho corretto soltanto l'epigenetica del problema con il mio esperimento. Ho modificato il modo in cui questi marker influiscono sulla genetica del topo. Ho modificato soltanto l'ambiente, quindi, del topo, e non il suo corredo genetico. Lo si vede qui, dove vedete questi segni, questi marker nel topo mutante, vedete cosa succede dopo l'esperimento. Questo marker in particolare è poco espresso nel topo anziano, e invece è più presente nel topo trattato, nel topo ringiovanito. La mutazione è la stessa,
l'esperimento è epigenetico e ci dice quanto è importante l'epigenetica ai fini del ringiovanimento, quindi quanto è importante l'ambiente ai fini del ringiovanimento o dell'invecchiamento. E con questo concluderò. Vi riassumo quello che ho detto. Vi ho parlato dell'uso delle cellule staminali embrionali per cercare di produrre i vari tipi di cellule di cui è fatto il nostro corpo. Anche se ci sono molti ricercatori che lavorano su queste cose, non siamo ancora in grado di generare cellule adulte funzionali che si possano usare per trapianti dalle cellule staminali embrionali. Queste ricerche continuano. Vi ho parlato però anche di altri approcci sperimentali in cui si sfrutta quel che fa la natura. Vi ho parlato di come, studiando animali che si rigenerano, è possibile individuare dei fattori che inducono la rigenerazione anche in un mammifero. Vi ho parlato del fatto che nella fase neonatale anche i mammiferi sono in grado di rigenerarsi, è crescendo che perdono questa capacità. Questa rigenerazione avviene attraverso le cellule progenitrici, quindi quando abbiamo capito che la natura usa le cellule progenitrici, anche noi da un embrione umano abbiamo ricavato in vitro cellule progenitrici, in questo caso del rene, che le progenitrici hanno prodotto cellule adulte, nefroni funzionanti, e questa potrebbe essere un'ottima fonte di cellule per potremmo in questo modo produrre in laboratorio cellule evitando il problema dei donatori d'organi. E poi vi ho parlato di questi esperimenti folli, chimerici. E ci direte, abbiamo pensato, perché non lasciamo fare il lavoro alla natura? Mettiamo una cellula umana in un animale e vediamo se l'animale riesce a sviluppare l'organo di cui abbiamo bisogno. Vi ho fatto vedere che questo riusciamo già a farlo in maniera molto efficiente tra topo e ratto. E vi ho fatto vedere anche qualche immagine sulla possibilità di fare la stessa cosa con cellule umane e coltivate nei suini. E poi vi ho anche detto che l'epoca della vita in cui abbiamo bisogno di tutte queste cellule è la vecchiaia. Il giorno che riusciremo a produrre queste cellule, a trapiantarle oppure, anziché trapiantarle, riprogrammando le cellule con i quattro fattori che dicevo, sarà possibile a quel punto ringiovanire un topo. Questo l'abbiamo già fatto, un topo che ha una mutazione può ringiovanire senza correggere la mutazione, cambiando soltanto l'epigenetica, cioè l'ambiente. Quindi siamo sempre a questo livello della scienza di base, stiamo generando delle conoscenze, non siamo ancora arrivati alle applicazioni cliniche, ma questi approcci in vivo sono un'alternativa valida a tutti gli approcci in vitro che sono stati utilizzati finora. La diapositiva più importante di tutte però è questa, dove vedete tutti coloro che fanno questi studi con noi. Queste sono cose che da soli non si possono fare, ci vuole un team, e questo è il team del Salk Institute for Biological Studies in California. E ci sono anche altri gruppi che vedete indicati, più due team di ricercatori giapponesi che non ho avuto tempo di nominare nella diapositiva, ma che anche loro collaborano con noi. Grazie dell'attenzione, se avete delle domande sarò lieto di rispondere.